Avete mai visto questo piccolo animaletto prima d'ora? Direte voi, certo, è un comune ragno. In realtà non è affatto un ragno. E anche se appartiene alla classe degli aracnidi, come appunto i ragni e gli scorpioni, si tratta di un opilione. Ma come dicevo, può essere facilmente confuso con i ragni ballerini, proprio come questo. Se non riuscite a notare differenza tra i due, eccone alcune. Come vedete, il ragno ha una strozzatura tra il cefalotorace e l'addome, mentre l'opilione no. Il ragno è velenoso, anche se questo non è un pericolo per noi, mentre l'opilione no. E infine il ragno produce la ragnatela, mentre l'opilione non produce alcun tipo di tela. Infine, gli scienziati hanno scoperto che gli opilioni possono amputarsi gli arti per difendersi dai predatori, proprio come fanno le lucertole con la coda.